Per capire insieme Jan van Eyck, vi proponiamo di analizzare una delle sue opere più rappresentative, La Madonna del Cancelliere Roland. Lo faremo con tutte le tecniche che la computer grafica ci consente, analizzando lo stato di conservazione, i colori, la loro tipologia, le scomposizioni geometriche, i particolari. Parleremo poi brevemente della vita e delle opere dell'artista. Il professor Federico Zeri ci permetterà poi di evidenziare i particolari momenti dell'opera completa di van Eyck. Jan van Eyck ha una posizione per la pittura e per in genere per l'arte dell'Europa settentrionale molto simile a quella che per l'Italia ha l'intero primo rinascimento fiorentino, cioè i suoi tre grandi, Brunelleschi, Donatello e Masaccio. Il livello sommo delle opere di Jan van Eyck, quelle almeno che ci sono restate e non sono poche, ha una compiutezza, una sostenutezza qualitativa, una ricchezza di temi e di spunti che immediatamente dopo di lui, nella generazione successiva, pur con artisti di levatura altissima come Petrus Christus, già indica una leggera discesa. La sua straordinaria inventività, il suo occhio prodigioso, hanno un parallelo soltanto in un altro grande artista dell'epoca, Roger de la Pasture, quello che è più noto come Ruggero van der Weyden, che è stato anche in Italia. Ma il genio di Jan van Eyck veramente vola sopra gli altri come un'aquila. La Vergine con il Cancelliere Roland, altrimenti detta la Madonna di Autun, è un piccolo pannello di legno, 66 cm x 62. Realizzato alla fine del periodo gotico, è uno dei primi dipinti a olio conosciuti. Rappresenta quattro personaggi principali ed intorno a loro centinaia di minuscoli dettagli. Porta un mantello color porpora bordato di lettere d'oro. È una donna giovanissima che tiene gli occhi abbassati. Il bambin Gesù è seduto sulle sue ginocchia, è nudo. Il suo viso esprime un'austerità da adulto, dà la benedizione con la mano destra e nella sinistra regge un globo di cristallo con sopra una croce incastonata con pietre preziose. Un angelo tiene sopra la testa di Maria una corona d'oro incastonata di pietre e perle. Porta un vestito blu e ha due ali variopinte. Un uomo è genuflesso ad un inginocchiatoio ricoperto di una stoffa colore blu smalto. Ha le mani giunte nel gesto della preghiera. Ha le tempie ed il collo rasati secondo la moda degli inizi del 400. Numerosi indizi portano a ritenere che si tratti di Nicolas Roland, nato e morto ad Autun, in Borgogna. Roland riveste un ruolo importante nella vita politica ed artistica della sua epoca. In secondo piano, le due vedette. Una si sporge dal muro merlato, l'altra, vista di profilo, tiene un grosso bastone. Vestono secondo la moda del 1430. Una loggia romanica con tre archi a tutto sesto dà sull'esterno. I capitelli con decorazioni ricordano quelli del 1100 romanico. Diversi capitelli composti mostrano scene del Vecchio Testamento. Intorno all'arcatella corre un festone a tralcio di vite e dragoni. Su ogni lato, altri spazi chiusi da vetrate bianche. Sopra la loggia, due finestre con vetrate colorate. Sui pavimenti a piastrelle ci sono motivi con stelle a otto punte, alternativamente bianche e nere. Davanti alla loggia, un piccolo giardino pensile e sei scalini che conducono ad un camminamento di ronda merlato. Ad un livello inferiore, un paesaggio diviso in due da un fiume che nasce da una catena montuosa. Un ponte divide la città in due. A destra, una città ricchissima di costruzioni, composta da case, numerose chiese e piazze. A sinistra un sobborgo con un'abbazia.
delle case merlate e sentieri che vanno verso la campagna. Sulla riva su cui batte il sole, foreste e collinette ricoperte da vigneti. Sul bordo del fiume, giardini e pascoli. Sull'altra riva c'è una pianura con campi coltivati e villaggi. Una casa brucia. Delle persone camminano sui sentieri. In mezzo al fiume c'è un'isola boscosa con un castello. I bastioni sono fiancheggiati da grosse torri. Dalla parte della campagna, la cerchia delle mura è abbastanza lontana per permettere l'espansione della città, caratteristica dell'urbanistica di quell'epoca. La gente entra nelle chiese, passa davanti alle bottegucce sistemate ai piedi della cattedrale, parte per il lavoro nei campi. Delle donne parlano sulla soglia di casa. Molti personaggi superano il ponte a piedi o a cavallo. Avanzano da sinistra verso destra, altri attraversano il fiume in senso contrario su dei traghetti. Lungo il fiume ci sono barche cariche di merci. Ormeggiati nella corrente, dei mulini, le cui ruote a pale utilizzano la potenza del fiume. In questo paesaggio familiare, gli storici hanno creduto di riconoscere la guglia della cattedrale di Utrecht, il ponte degli archi a Liegi, la cattedrale di Santa Gudule di Bruxelles o la campagna borgognone. In questo paesaggio è stata vista anche Bruges, Lione, Praga o la stessa Autun. Ma se in effetti esistono alcuni elementi presi dalla realtà, il paesaggio è senz'altro frutto della fantasia. La sua funzione di cancelliere, cioè ministro delle finanze, permise a Nicolas Roland di accumulare un'immensa fortuna di cui usufruì in parte la sua città nativa, Autun. Il cuore di Autun è la cattedrale di San Lazzaro, famosa per il suo timpano del giudizio universale, i suoi capitelli romanici e la sua guglia gotica. Molto vicino si erge il palazzo privato di Nicolas Roland, oggi adibito a museo. Roland fu un mecenate che fece lavorare copisti e miniatori. Fece ricchi doni alla sua parrocchia di Notre-Dame-du-Châtel, una chiesa che si trova tra il suo palazzo e la cattedrale. Il quadro era destinato ad una cappella fondata dagli antenati del cancelliere. La scena sembrava illuminata dalla luce dell'altare davanti al quale Roland sembrava inginocchiato. Fondatore degli ospizi di Beaune, Roland ordina qualche anno dopo a Roger van der Weyden il politico del giudizio universale. Si fece rappresentare sul pannello esterno insieme alla sua terza moglie, Gigon de Salen. Questi ritratti di donatori sono testimonianze di una borghesia opulenta che accede al mecenatismo artistico. Moltiplicando gli atti pii, Roland provava anche a cancellare la cattiva reputazione dovuta alla sua funzione di cancelliere. Alla fine del periodo gotico, il Ducato di Borgogna raggruppa Paesi Bassi, Fiandre e Borgogna. Con suo fratello Hubert, Jan van Eyck dipinge il monumentale retablo L'Adorazione dell'Agnello Mistico a Gand. 20 pannelli, centinaia di personaggi, angeli, profeti, evangelisti. Adamo ed Eva sono tra i primi nudi nei dipinti del Nord Europa. Altre opere, ritratti. Il cardinale Albergati, Margherita van Eyck, moglie del pittore, un orefice di Bruges. Soggetti religiosi. La Madonna con il certosino Jan Vos, la Vergine di Lucca, il Trittico di Dresda. L'uomo con il turbante potrebbe essere un autoritratto. Il pittore si è anche raffigurato nella Vergine con il canonico Van der Pal, in una piccola sagoma con un turbante rosso nei riflessi dell'armatura di San Giorgio. Nel ritratto del mercante Arnolfini e sua moglie, il pittore si rappresenta nel riflesso dello specchio e scrive sopra di esso Jan van der Eyck fu qui. Spesso nei suoi quadri egli scrive il motto Als ik kan, come posso. Come la maggior parte degli altri suoi quadri, la Vergine con il cancelliere Roland doveva essere incorniciato con un legno inciso, datato e firmato. La chiesa Nostra Signora del Châtel fu distrutta durante la Rivoluzione. Nel 1800 il quadro rimasto ad Autun fu donato al Louvre. Un incisore del Cinquecento immagina la bottega dei Van Eyck. Possiamo vedere un pannello di legno.
un assistente macina le polveri, un altro le mescola con l'olio di lino, un terzo dispone i colori sulla tavolozza, degli apprendisti disegnano. Uno dei fratelli dipinge un soggetto religioso, l'altro fa il ritratto di una donna. Il pannello, quasi quadrato, è composto da tre tavole di quercia dalle venature verticali. Queste tavole si sono leggermente imbarcate, si vedono qua e là delle giunture. Si preparavano i pannelli seguendo dei metodi usati ancora attualmente dai liutai o dagli ebanisti. Scelta del legno, senso del taglio, pomiciatura, incavigliatura, incollaggio, tutto era importante per l'ulteriore conservazione dell'opera. La dendrocronologia studia l'età del legno paragonando i cerchi stagionali di crescita. L'analisi ha dimostrato che le tavole 1 e 3 erano dello stesso albero, piantato intorno al 1215, la tavola 2 invece di un albero piantato intorno al 1247. Questi alberi sarebbero stati tagliati intorno al 1426. I tronchi rimanevano ad asciugare almeno 10 anni. Il pannello, pertanto, dovrebbe essere stato realizzato intorno al 1436. Il pannello era rivestito di gesso, una miscela di colla animale e di gesso fine. Dopo le prime mani che facevano gonfiare le venature del legno, si ripassava di nuovo la pomice. Poi venivano applicate mani spesse che venivano levigate ogni volta, fino ad ottenere una superficie dura e liscia come l'avorio. Uno schizzo dettagliato veniva allora realizzato con un pennello fine, come dimostra la Santa Barba di Anvers, un quadro incompiuto in cui oggetti e personaggi sono abbozzati in chiaroscuro e le ombre preparate con fini tratteggi. I raggi infrarossi attraversano i pigmenti e mostrano le mani sottostanti invisibili ad occhio nudo. Esplorando dettagliatamente la superficie di un quadro, possiamo scoprire il disegno originario e le modifiche fatte dal pittore rispetto al suo progetto iniziale. Il dettaglio nascosto più evidente è la grande borsa sul fianco destro del cancelliere. Essa era il simbolo della sua funzione, conteneva il sigillo del duca di Borgogna. Roland ha forse chiesto al pittore di cancellare questo oggetto, che poteva essere un richiamo troppo evidente alla sua immensa fortuna. Forse lo stesso cancelliere chiese anche al pittore di modificare la posizione della mano di Cristo in modo da essere benedetto da lui. Prima di Van Eyck si preparavano i colori mescolando i pigmenti con la chiara d'uovo. La tempera, all'origine di numerosi capolavori, era di difficile uso. La leggenda attribuisce a Van Eyck la scoperta della pittura a olio. In realtà questa tecnica sembra essere conosciuta sin dal 1100. L'olio di lino si asciugava male. Van Eyck avrebbe scoperto che aggiungendoci essenza di trementina, l'olio si asciugava molto prima. Proveniente dalla resina di alcuni pini, l'essenza di trementina scioglie i corpi grassi e fluidifica i pigmenti preparati con l'olio. L'olio dà ai colori una maggiore saturazione e conserva il loro aspetto luminoso. Si asciuga lentamente e può di conseguenza essere lavorato di nuovo. È molto efficace nella potenza espressiva delle tessiture. La fluidità del pigmento permette anche di creare minuscoli dettagli con un piccolissimo pennello. I personaggi in piedi sul ponte misurano meno di un millimetro. In diversi altri quadri, Van Eyck ripeterà spesso questi esercizi di virtuosismo. La superiorità dell'olio appare nella tecnica delle vernici. Mani di pittura fluida e trasparente stese una sopra l'altra. Per un drappeggio rosso, il pittore stendeva prima su tutta la superficie una vernice del colore del panneggio. Questa vernice lasciava ancora apparire il disegno, ma gli dava già il volume. Poi, per le ombre del drappeggio e per modellare le pieghe, usava un rosso più scuro. Infine, con un rosso più chiaro, disponeva i riflessi e gli effetti moiré. Il mantello della Vergine è coperto da una serie di larghe screpolature, ancora più visibili ai raggi infrarossi. La mano superiore si è asciugata prima di quella inferiore e si è spaccata. Queste screpolature premature sono sicuramente state riparate dal pittore stesso.
Altri tipi di screpolature sono dovuti al trascorrere del tempo. L'imbarcarsi delle fibre di legno ha causato delle fessure perpendicolari alle tensioni. La rete regolare è visibile nel cielo, lì dove la mano di pittura è più sottile. Altrove, le screpolature meno regolari sono dovute alla lenta contrazione degli strati di pigmenti, fenomeno accentuato dai cambiamenti di temperatura o di umidità. C'è una fonte italiana della fine del 400 e dei primi del 500, la quale parla di Jan van Eyck come colui che prima di essere pittore fu alluminatore, cioè miniatore. Nell'opera di Jan van Eyck, Maturo, la luce ha quella stessa importanza che per i pittori e gli scultori del primo Rinascimento fiorentino ha la prospettiva scientifica. La grande invenzione del Rinascimento italiano, che è la prospettiva, è nei van Eyck la luce. È una luce la quale non ha ancora quel valore costruttivo che assumerà poi in Caravaggio e nelle sue derivazioni europee, nel fenomeno estremamente variegato e articolato del caravaggismo, ma è una luce la quale ha una sorta di valore mistico, è una sorta di Spirito Santo che pervade tutto. Passa, e molto spesso nei quadri di van Eyck ci sono anche degli attributi mistici e allegorici alla luce, per esempio raffigurando l'Annunciazione o l'immagine della Vergine Maria, spesso c'è la luce che passa attraverso un vetro, una vetrata di una finestra, un'impannata, cioè è lo Spirito Santo il quale feconda la Vergine Maria lasciandola intatta, è la luce che passa attraverso il vetro senza incrinarlo. Ma la cosa più sorprendente di Jan van Eyck, a parte questa sua addirittura cosmica percezione della natura, ma io intendo per natura non soltanto le persone o le cose, ma addirittura la tessitura degli abiti, la densità dei tessuti, dei frutti, le pietre, le vetrate, i mosaici. Ciò che sorprende anche è il suo modo di unire i vari dati della composizione. E bisogna subito dire qui a questo punto che con van Eyck inizia un differente modo di percepire l'immagine. Mentre il quadro italiano e la scultura italiana vanno giudicati prima nel loro insieme e poi dall'insieme si scende al particolare, nel van Eyck e nei pittori fiamminghi è il contrario, bisogna partire dal particolare, dai particolari, enumerare, assorbire, comprendere i particolari per poi giungere alla visione d'insieme e solo in quel modo si riuscirà a capire quella che è l'unità dell'opera di van Eyck. Se si passa dall'insieme al particolare, spesso i dipinti, le immagini del van Eyck danno un'impressione di strana, almeno agli occhi italiani che sono abituati ad un razionalismo pittorico molto spinto, danno un'impressione di qualche cosa in cui c'è un quid manchevole. Un'architettura romanica, per cui già antica rispetto all'epoca in cui visse van Eyck, fa da sfondo alla scena. Le foglie di vite evocano le parole di Cristo, sono la vera vite. Le stelle del pavimento, la Vergine, spesso chiamata Stella Marina o Stella del Mattino. Sui capitelli sono rappresentati Adamo ed Eva cacciati dal paradiso, il sacrificio di Abele, Caino che lo uccide, scene della vita di Noè. Si vede l'arca con il ritorno della colomba e soprattutto la scena in cui Noè, inventore della vite, è ebro. I suoi figli lo prendono in giro perché è nudo, solo Shem lo veste. Le vetrate bianche ripetono il cerchio, simbolo dell'eternità. La tripla arca potrebbe essere un riferimento alla Santa Trinità. Le gazze, spesso raffigurate sui patiboli, annunciano la crocifissione di Cristo. Una colonna schiaccia dei conigli, animali prolifici, simbolo dell'amore carnale. Dei pavoni, la cui carne si pensava incorruttibile, ricordano la promessa di immortalità celeste. Il piccolo giardino è il giardino chiuso del Cantico dei Cantici,
un riferimento alla verginità di Maria. Ci sono delle margheritine, l'innocenza di Gesù, l'umiltà di Maria. Delle peonie, secondo Sant'Ambrogio, le rose del paradiso non avevano spine. La Vergine è anche chiamata rosa senza spina. Delle rose di macchia, il rosario, grande corona di rose e di cui si cingeva la Vergine. Alcuni iris, la futura regalità di Cristo. Dei gigli, infine, la purezza della Vergine e di Cristo. Alcune di queste immagini, tratte dalle litanie della Vergine, sono scritte con i ricami sul mantello. Le varie ripuliture del quadro hanno in parte cancellato le lettere d'oro. Alcune sono ancora visibili. Exaltata sum in Libano. Un passaggio dell'Ecclesiaste in cui è detto: come il cedro mi sono alzato sul Libano. Sulla pagina del libro d'ore, la lettera D. Forse l'inizio del mattutino che comincia con Domine labia mea aperies. Signore, aprimi le labbra. Nella Bibbia, l'angelo è un messaggero di Dio che prende un'apparenza umana. Porta il vestito blu dei cherubini. Le sue ali ripetono i colori dell'arcobaleno, simbolo dell'alleanza tra Dio e gli uomini. La corona, una specie di aureola, era destinata alle sante vergini. La perla è legata alla Vergine. Perle e pietre preziose sono presenti anche nei ricami del mantello e sulla croce d'oro di Cristo, segno della sua sovranità sul mondo. Cristo benedice Roland e il mondo intorno a lui. La sua mano si trova all'altezza del ponte per far vedere che la sua benedizione, superando tutti gli ostacoli, è universale. Tra Roland e Maria c'è una fila vuota di piastrelle che divide il mondo in due. La parte di Maria è dedicata alle chiese alle quali la Vergine è spesso paragonata. La parte di Roland è invece dedicata alle costruzioni civili. L'insieme forma la città di Dio immaginata da Sant'Agostino, la Gerusalemme celeste, attraversata dal fiume della vita. L'isola tonda al centro è sia un richiamo al paradiso, sia un'evocazione della Torre di Davide. La luna, le montagne, il volo degli uccelli sono altrettanti riferimenti ai testi sacri. Il mondo dipinto da Van Eyck è un mondo tutto pregno di simboli. Roland pregava, ha alzato lo sguardo, è testimone dell'incoronamento della Vergine. Ma si possono ancora rilevare altri indizi in questo quadro. Roland porta una zimarra di broccato marrone, tessuto d'oro e bordata di visone. Porta la cintura con fibbia d'oro che Filippo il Buono gli aveva regalato. Sopra di lui, Noè, inventore della vite. All'altezza del suo viso, le vigne a terrazze, riferimenti alla fortuna di Roland, fondatore di Les Hospices de Beaune, ricchi di vigneti. 1419, in piena guerra dei cent'anni, le negoziazioni tra la Francia, la Borgogna e l'Inghilterra. Un incontro tra il re di Francia e il duca di Borgogna è organizzato a Montereau sul ponte de Lyon, un ponte fortificato da una torre, congiunta all'altra riva da un pontile provvisorio. Nel momento in cui va incontro al delfino, Giovanni senza paura è ucciso da un colpo di ascia. La rottura tra Francia e Borgogna è profonda. È il periodo di Giovanna d'Arco. La guerra prosegue. Roland, avvocato di Giovanni senza paura, diventa cancelliere di suo figlio, Filippo il Buono. 1435, 16 anni dopo il fatto di Montereau, Roland riesce a riunire di nuovo le tre parti. Viene firmato il Trattato di Arras. Carlo VII fa delle concessioni territoriali alla Borgogna per l'uccisione di Giovanni senza paura. Il re di Francia si impegna anche a fare celebrare ogni giorno delle messe di requiem nella chiesa di Notre-Dame di Montereau, a fondare un monastero vicino e ad erigere una croce d'oro sul posto del crimine. Van Eyck ha dipinto nel suo paesaggio il monastero, il pontile, la torre, il ponte e la croce. Pedoni e cavalieri che passano sul ponte si recano forse alla messa di requiem nella chiesa di Notre-Dame. Si è pensato che le due vedette potessero essere Carlo VII e Filippo il Buono, finalmente riconciliati, oppure che si trattasse di un autoritratto del pittore insieme a suo fratello Hubert, morto 10 anni prima. Roland, uno dei principali responsabili del trattato di pace, è raffigurato in piena gloria politica. Con un tocco di umorismo, il pittore mette alla sua altezza i pavoni, simboli di orgoglio. Nel 400 il quadro diventa una cosa a sé.
non è più un ornamento religioso, ma una finestra aperta sul mondo. Problema del pittore: trascinare lo sguardo dello spettatore in un'illusione della realtà. La soluzione è in questo caso elegante, poiché con una loggia posta in alto, Van Eyck domina un profondo paesaggio. Il decrescere delle piastrelle permette di suggerire la lontananza. Piastrelle e architetture sono sin da quel periodo i principali elementi della prospettiva. Nei coniugi arnolfini si individua un sistema a tre punti di fuga. Nella Madonna con il canonico Van der Pal c'è un doppio sistema. Nella Madonna con il cancelliere Roland le linee di piastrelle convergono verso un punto centrale, l'isola nel fiume. Le linee dei capitelli convergono verso dei punti situati un po' più in alto. I punti di fuga sono pertanto molto vicini. La loro deviazione proviene forse dalla deformazione delle tavole del pannello. È possibile che all'origine i punti fossero confusi oppure allineati su una stessa verticale. Con Arnolfini o Van der Pal, il pittore era ancora alla ricerca, in modo empirico, di un sistema di prospettiva. Con Roland sembra aver trovato la prospettiva centrale con un unico punto di fuga. Altro modo di suggerire la profondità: l'attenuazione progressiva dei colori. Nella natura, in effetti, la saturazione dei colori sembra decrescere con la lontananza. Le colonne, infine, accentuano ancora il rilievo del paesaggio, dividendolo nello stesso tempo. La composizione si basa su dei potenti principi di simmetria e di contrasto. Simmetria tra sinistra e destra. Contrasto tra la parte alta aperta e quella bassa ferma. Tra lo spazio esterno pubblico e lo spazio interno privato. Roland e il Cristo sono a cavallo tra i due spazi. Contrasto tra la luce interna e la luce esterna. Contrasti e simmetrie tra colori complementari. Il rosso del mantello della Vergine in opposizione con il blu del vestito dell'angelo. Nello stesso modo, il blu verde dell'inginocchiatoio di Roland è bordato da un gallone rosso ed il cuscino sopra è rosso scuro. Al centro della composizione, un richiamo a queste opposizioni con i colori delle due vedette. I marroni della sala e del vestito di Roland sono delle miscele di questi colori di base. All'esterno, altro sistema di colori complementari. Tetti di tegole rosse, fogliami verdi. Il colore verde è utilizzato